Poracci, si è appena concluso l'evento di presentazione che il team di Xbox ha dedicato ai giochi first party della lineup della sua prossima console, Series X, e che dire, così a caldo, mi posso ritenere più che soddisfatto da quanto mostrato dalla casa di Redmond. Si sono visti tanti titoli interessanti, molte sequenze di gameplay, ma soprattutto durante la presentazione si è andata a delineare sempre più chiaramente quella che sarà la strategia di Microsoft per la prossima generazione. Quindi vorrei fare al volo il punto della situazione, confrontando l'approccio di Microsoft alla next gen con quello degli altri due big del settore, Sony e Nintendo, per cercare di capire se ci sono dei punti di contatto tra i tre colossi oppure se ognuno è determinato ad andare per la sua strada. Prima di iniziare mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Personalmente mi ritengo molto soddisfatto dal contenuto della presentazione. C'erano stati promessi i giochi e questi sono arrivati. Per me gli highlights assoluti sono stati il nuovo gioco di Yuji Naka, presentato nel pre-show da Jeff Keighley, Psychonauts 2, Crossfire X, co-sviluppato da Remedy, il teaser di Fable 4, Phantasy Star Online 2, New Genesis ed Everwild di Rare. Menzione d'onore poi per titoli come Echo Generator, The Medium e The Gunk, che hanno saputo comunque attirare la mia attenzione. La lineup presentata è stata organizzata con molta intelligenza, cercando di coprire i gusti di quanti più giocatori possibili, e sono emblematiche operazioni come quella di portare Dragon Quest 11 sul Game Pass, a sottolineare ora più che mai la voglia di riuscire a fare breccia anche nel mercato nipponico. Si può rimanere delusi da una presentazione del genere? Certamente, ma credo che un'eventuale delusione sia dovuta in parte ad un fattore di cui sono sempre più convinto. Questa next gen non presenterà un impatto rivoluzionario a livello grafico, verrà a mancare quell'effetto spaccamascella che di solito accompagna l'arrivo dei nuovi hardware. Questo perché Series X e PS5 lavoreranno principalmente su illuminazione e rapidità dei caricamenti, su risoluzione e stabilità dei frame, modificando radicalmente l'esperienza ludica, ma presentandola in una confezione che di primo acchito non sembrerà nulla di completamente nuovo. Se quindi neanche Halo Infinite è in grado di stravolgere gli occhi dei giocatori, questo è perché Microsoft, molto più di Sony, sta contando sulla continuità dell'ecosistema Xbox e sulla qualità dei servizi offerti. Quindi, più che creare un divario generazionale, il team di Phil Spencer è interessato a offrire l'ottimizzazione su Series X, che sarà semplicemente la piattaforma migliore su cui giocare, e non l'unica in grado di portare avanti la softeca Xbox. C'è sì un grande interesse nell'acquisizione di studi esterni per invogliare nuovi giocatori a passare su Xbox, ma il focus principale rimane quello sui servizi. Preparatevi perché l'offerta del Game Pass sta per diventare un vero e proprio punto di riferimento per la direzione che prenderà l'industria videoludica nei prossimi anni. Con l'integrazione gratuita di xCloud e la probabile soppressione del Gold, il Game Pass diventerà il nuovo modo per i consumatori di ampliare il parco titoli, e credo che il modello Netflix, con buona pace dei collezionisti, sarà il futuro su cui prima o poi punteranno tutti i grandi attori del mercato. Un approccio radicalmente diverso rispetto a Sony, convinta che la sua console dovrà rappresentare il futuro e rompere tutti i ponti con il passato. Nuovo controller, nuovo design, retrocompatibilità ancora non garantita al 100% e la voglia di conquistare con le esclusive piuttosto che con la facilità di accesso. Credo che questo sia un approccio molto più rischioso e antiquato, ma l'azienda giapponese ha dalla sua una fanbase sconfinata e qualsiasi sia la strada che deciderà di intraprendere con PS5, è garantito che i primi anni di vita saranno un successo strabiliante di vendite. Anche qui però non aspettatevi chissà quale impatto grafico. Ratchet & Clank, come The Medium, punterà sui caricamenti dell'SSD per implementare nuovi scenari ludici e giochi come Spider-Man Miles Morales e Ori and the Will of the Wisp saranno delle semplici ottimizzazioni di quanto già di buono visto negli ultimi anni. Quindi se per Sony è impossibile sbagliare, per Microsoft il discorso è molto più complesso.
Series X paga ancora i primi disastrosi anni di Xbox One e nonostante una campagna marketing più che virtuosa portata avanti negli ultimi anni, basta anche un piccolo scivolone come quello dello showcase di giugno per tornare parecchi passi indietro agli occhi del pubblico. Sono convinto quindi che una presentazione come quella di oggi, per quanto ricca di gameplay e novità interessanti, avrà comunque lasciato indifferenti molti utenti partiti già prevenuti e che la vera console war inizierà a giocarsi quando le carte verranno scoperte. Solo quando si sapranno prezzo e data di lancio ufficiali tanto di PS5 che di Series X, solo allora potremo iniziare a farci un'idea concreta della direzione che prenderà la next gen. Ma in tutto questo, Nintendo. È incredibile come la casa di Kyoto sia scomparsa nel momento cruciale del ciclo vitale di Switch, proprio ora poi che la console ibrida si aggira intorno alle 60 milioni di unità vendute. Capisco che è un momento difficile di riassestamento a causa del coronavirus, ma così come Sony e Microsoft riescono a tirare su delle presentazioni con gli attributi in una situazione di smart working, mi aspetto altrettanto anche da Nintendo. Sparire mediaticamente non è una buona idea, soprattutto nel momento in cui si inizia a parlare di next gen e non si può perseverare nel proporre, quasi senza preavviso, eventi che definire minori è un complimento. Mentre Sony e Microsoft costruiscono l'hype del passaggio generazionale, anticipando eventi, appuntamenti e futuri reveal, Nintendo negli ultimi mesi ha annunciato quasi per caso un nuovo Paper Mario, fatto un Treehouse dove l'unica novità presentata è stata Bakugan e pubblicato un Direct Mini di 8 minuti incentrato su un DLC, un free to play, un gioco di wrestling e due JRPG a dir poco di nicchia in Occidente. Aggiungiamoci poi che la console, uscita in netto ritardo rispetto agli hardware di attuale generazione, rischia di ritrovarsi lasciata veramente indietro nella corsa alla next gen e direi che la prospettiva di avere un 2020 senza titoli first party con date di uscita ufficiali è forse lo scenario peggiore ipotizzabile. Ed è un vero peccato perché Nintendo è riuscita a compiere un miracolo con Switch dopo il disastro di Wii U e sarebbe un peccato vedere la console perdere trazione a causa di una strategia comunicativa poco efficace. Nintendo, i giochi ci sono, vanno solo ufficializzati e la community è attiva e non aspetta altro di essere sorpresa. È il momento di tornare a far emozionare con un Direct vero e proprio. E voi poracci, cosa ne pensate del Game Showcase di Microsoft? Avete già una preferenza tra PS5 e Series X? Vi aspetto nei commenti, intanto come al solito ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, Next Gen Hype, ciao!